La proposta formativa del nostro istituto è una proposta formativa molto ricca. Noi abbiamo due anime, come ho più volte detto, quella liceale e quella tecnica, che però il nostro istituto ha sintetizzato molto bene, tant'è che i vari indirizzi, sia quelli liceali che quelli del tecnico, diciamo, si fondono anche nella collaborazione per progetti e arricchimento dell'offerta formativa che fanno del nostro istituto un fiore all'occhiello dello Stigliese e anche della provincia di Mantova. È molto ricca la presenza di laboratori che garantiscono questo arricchimento dell'offerta formativa e la possibilità di esperire tutte quelle attività didattiche che confluiscono nei laboratori e che per i ragazzi rappresentano quel quid in più anche per poter lavorare in maniera pratica su quelle che sono poi i contenuti didattici. Qui in laboratorio facciamo vari tipi di materie, una di queste è AutoCAD, e AutoCAD non solo come CAD 2D ma anche CAD 3D e poi l'altro software che è Inventor. La scuola, oltre al lavoro fatto la mattina, organizza anche dei corsi tenuti non tanto da noi docenti, ma docenti proprio dell'Autodesk. Questo permette ai ragazzi di avere la certificazione delle competenze Autodesk, quindi un curriculum che si presenta più ricco, più moderno, utilizzando anche loghi dell'Autodesk e quindi qualcosa che è completamente diverso dagli altri curriculum che si trovano come competitori. Quest'anno abbiamo una classe nuova, una prima scienze umane che sta attraversando un po' questa parte iniziale un po' sperimentale legata all'uso delle nuove tecnologie applicate alla lettura. In particolare qui nella biblioteca, in questo spazio che è stato allestito per loro, dove possono trovare, diciamo, non solo libri ma anche tecnologia. Di solito però al momento la tecnologia è quella che portano loro, quindi stiamo utilizzando la particolarità del BIOD, quindi utilizzano smartphone o tablet che hanno in dotazione per arrivare a fare letture condivise. Per esempio abbiamo attivato una progettualità su Betwill, che è una piattaforma internazionale e ci permette di fare una lettura condivisa, in questo caso di alcuni dei grandi classici come Omero, abbiamo letto Shakespeare, Dante. In modo condiviso, cosa vuol dire? Che tante scuole nello stesso momento e nello stesso periodo, in alcune settimane, arrivano a leggere e a condividere commenti insieme a loro. I ragazzi sono particolarmente entusiasti perché vedono l'uso applicativo della didattica legata proprio alla tecnologia. Quest'anno abbiamo un nuovo giornalino che si propone di dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi, innanzitutto conoscendo il territorio e potendo svolgere un'attività giornalistica vera e propria nelle aziende del territorio, nelle diverse situazioni, anche problematiche che si possono presentare sul territorio e riportarle attraverso degli articoli nel giornalino. E poi anche potendo esprimere la loro creatività attraverso la forma della scrittura, dando sia visibilità a tutti gli eventi creativi che si svolgono all'interno della scuola, sia attraverso delle produzioni proprie che magari anche nei vari progetti svolgeranno. Il nostro istituto da pochi giorni è anche stato inserito tra le scuole innovative, tra le scuole lombarde innovative. E in effetti negli ultimi anni siamo molto attivi sulla didattica innovativa, su due piani. Il primo piano è stato col Piano Nazionale Scuola Digitale. Noi siamo stati scuola Apollo per la formazione del PNSD e abbiamo fatto formazione innovativa sui temi del digitale
ai docenti di tutta la provincia di Mantova. Da qui siamo partiti anche cercando di innovare la nostra didattica, accedendo a diversi finanziamenti del MIUR che ci hanno permesso di arricchire i nostri dispositivi innovativi, la nostra struttura. Ad esempio, in questo laboratorio è stato installato un software che è quello che vedete, che si chiama Scuolab, che è fornito dal MIUR con un protocollo d'intesa con la ditta che lo ha costruito, a 13 scuole della Lombardia, 100 in tutta Italia. Noi siamo appunto tra queste 13 scuole che sono state individuate. Questo software ci permette di fare un laboratorio virtuale di fisica e soprattutto, adesso voi lo vedete qui proprio nel laboratorio di fisica, però il software è installato nelle classi, quindi ogni classe è un piccolo laboratorio di fisica. Gli altri dispositivi di cui la scuola si è dotata è kit di calcolatrici grafiche Casio tramite due bandi del MIUR, cui noi siamo risultati assegnatari. Oggi abbiamo 24 calcolatrici della Casio. I ragazzi del liceo possono fare l'esame di stato utilizzando le calcolatrici grafiche e quindi noi attualmente, già a partire dalle classi seconde, iniziamo a usare nella didattica della matematica e anche della fisica questo strumento, che permette anche di fare laboratorio di fisica perché è dotato di sensori. Il mio ruolo, direi, è di aiutare questi ragazzi a parlare, perché la grande difficoltà è parlare. Possono sapere tutta la grammatica che vuoi, però hanno questo problema di parlare. E quindi io li aiuto a superare questo problema. A parte quello, anche spero di anche insegnargli qualcosa della mia cultura. E oggi, tanto per dire, stiamo facendo i dolci, stiamo facendo la cucina. E i ragazzi stanno insegnando ai loro compagni come fare, in questo caso, i muffins. Quante ore di conversazione alla settimana e come rispondono gli studenti? Beh, purtroppo facciamo solo un'ora alla settimana, non c'è tempo per fare di più. Io spero che questa lezione sia per loro una ora di divertimento e di aiuto per la lingua. L'attività di laboratorio che si svolge qui nel laboratorio dell'Istituto Galilei è un'attività sia di chimica sia di biologia. Infatti il laboratorio viene utilizzato sia dall'Istituto Tecnico per svolgere le attività di chimica del biennio, le 3 ore alla settimana, mentre viene svolto da tutti gli indirizzi liceali nel gruppo del liceo Scienze tradizionale, il liceo scientifico tradizionale, il liceo scientifico delle scienze applicate, ma anche gli indirizzi linguistico e umanistico possono venire a svolgere delle attività. Quantitativamente delle attività in numero minore, però svolgono comunque delle attività significative. Quindi abbiamo tutte le attrezzature che servono per svolgere le attività di chimica in completa sicurezza e anche per svolgere delle attività di biologia. Con il supporto di un tecnico. Sì, abbiamo il tecnico del laboratorio, la signora Isa Zanotti, che ci sostiene enormemente per questa attività. La funzione strumentale inclusione si occupa dei ragazzi con bisogni educativi speciali, ma per bisogni educativi speciali non intendiamo solo ragazzi che hanno disabilità, intendiamo anche ragazzi che devono essere valorizzati sulle eccellenze. Per i ragazzi con bisogni educativi speciali collaboriamo con enti e associazioni di volontariato e per l'inserimento anche nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi con bisogni educativi speciali. Per invece le eccellenze abbiamo un occhio di riguardo per i ragazzi appunto che hanno delle abilità veramente eccellenti e per questi abbiamo anche progetti internazionali.
E all'interno dell'Istituto Galilei c'è stato attivato questo nuovo laboratorio, Officina Galilei, che è un laboratorio di making digitale, un laboratorio innovativo che ha delle macchine innovative con cui i ragazzi possono cimentarsi direttamente e passare dalla fase progettuale alla realizzazione diretta. In questo laboratorio abbiamo delle stampanti 3D, abbiamo una macchina di taglio laser, una vinyl cutter, tutta una serie di macchine innovative che permettono ai ragazzi di vedere realizzata direttamente quello che hanno pensato. Tu lo pensi, poi lo realizzi direttamente con questi macchinari in tempi brevissimi. Come visitare la scuola? Beh, i canali sono quelli tradizionali dell'orientamento, quindi la prenotazione della scuola in diretta per venire a visitare e a fruire anche delle lezioni e degli spazi laboratoriali, ma anche ogni altro canale che da quest'anno abbiamo istituito, quindi la nostra pagina Facebook, il nostro canale Instagram, e a visitare, vi invitiamo a visitare anche il nostro sito web, che è sempre tempestivo nel dare le informazioni.